Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno. In questo momento mi trovo in un museo dedicato alle donne. Scusate il tono della voce molto basso e per rispetto del luogo. Questo luogo è molto differente da quanto uno si potrebbe aspettare. In realtà in questo luogo le donne che fanno parte della politica locale utilizzano questo spazio per auto-idolatrarsi. In realtà qui vi è una sorta di quel fascino dello stalinismo, essere presenti con delle icone ovunque, l'auto-idolatrazione. Ecco, qui abbiamo i personaggi femminili della politica locale, qualcuno l'abbiamo anche già visto. Ecco, per esempio, questa donna qui l'avevamo già incontrata in una manifestazione locale, faceva parte di un gruppo di autorità del posto, l'abbiamo già incontrata, qui abbiamo diversi volti femminili. Ecco, questo è il museo dedicato alle donne. L'auto-idolatrazione è tipica dei posti semidittatoriali, fa impressione. In pratica qui hanno fatto un museo in cui le autorità locali della politica locale, i volti femminili, si espongono in questa sorta di museo. Ecco. Ok, salutiamo, usciamo. Eccoci qua, abbiamo visitato questo luogo abbastanza singolare, veramente impressionante il fatto che le autorità locali ci tengano ad esporsi. Ho viaggiato tantissimo ma non ho mai visto musei dedicati ai personaggi politici locali ancora in vita, ecco. Va bene ragazzi, ci sentiamo alla prossima, il mio giro continua. Vi mostrerò molte cose interessanti, ciao!